la parola. Mi appresto a presentare il bilancio consuntivo dell'esercizio 2010 e lo faccio con molto piacere, sapendo che il bilancio consuntivo dell'esercizio ormai passato in un'amministrazione che ha terminato con un suo mandato amministrativo di scorsi mesi è essenzialmente una fotografia di quello che è stato l'esercizio 2010, quanto fatto dall'amministrazione comunale precedente, quindi lo faccio con molto rispetto, e è stata per me una vera occasione per conoscere non solo lo stato finanziario economico di questa nuova realtà, una grande realtà, ma anche per conoscere lo stato dell'andamento dei programmi attuati in questi anni. È un'attività molto importante, quella del bilancio, che legga attentamente, fotografa appunto e registra i risultati ottenuti di governo e rilevando in particolare l'andamento delle spese e delle entrate. Il consuntivo in particolare che ci apprestiamo a esaminare legge gli scostamenti tra la fase di preventivo e la fase di consuntivo. Con l'obbligo di sottolineare che farò senza la pretesa di essere completamente esaustiva, perché sono appunto trascorse appena 3 settimane dal nostro insediamento e provengo da una realtà diversa, ma certamente anche se questa è una metafora, è una Ferrari che mi hanno dato da condurre, le regole del codice della strada sono uguali per tutte e quindi è con grande rispetto e grande attenzione che ho ringrazio quindi, con l'occhio di Paolo, chi ha vissuto in prima persona il consuntivo e che quindi pone le basi della programmazione finanziaria dell'esercizio 2010, a chi ha costruito prima preventivo e chi ne ha seguito lo svolgimento e quindi tutta la giunta che mi ha preceduto e in particolare l'assessore alle finanze e al bilancio Paolo Cresti, che ho ovviamente come doveroso contattato, con cui ho fatto alcuni ragionamenti, con cui ho acquisito alcune importanti date, alcune riflessioni. E così insieme ringrazio anche tutta la struttura che mi ha affiancato, in particolare la dirigenza della persona della dottoressa Maria Teresa Marino. Vorrei quindi illustrarvi con che approccio, con che metodo ho iniziato a leggere questa realtà. Intanto dalla relazione provvisionale, perché non si può discutere un consuntivo senza capirne la struttura, la forma, senza capire i dati sulla quale è stato costruito, dalla relazione programmatica allegata al bilancio 2010 si legge benissimo, quindi è una lettura facilmente percorribile e di facile apprendimento, qual è il patrimonio, la ricchezza che questa città ha. La ricchezza si interpreta non soltanto in debito gestito, ma anche quella della ricchezza, che è un consuntivo di bilancio, ma che popolazione ha. Attraverso questo, come è distribuita la ricchezza di questa popolazione sul territorio, che territorio ha, quindi si parla di estensione e di ovviamente tipologie, e non solo, anche sul territorio quali sono, e sono dati interessantissimi, le attività che sul territorio esistono, dall'analisi appunto vedete della relazione provvisionale di primissime pagine, si elencano tutti i settori, tutti presenti, e in particolare ovviamente, dico cose note, ma che sono i dati essenziali sui ragionali, le attività manifatturiere, il porto di commercio del grosso e le attività appunto relative al terziario. Quindi questi dati principali, quindi 82.000 circa abitanti, un territorio di estensione di 30 km quadrati e una popolazione massima ovviamente insediabile prevista dallo strumento del piano regolatore vigente che è abitanti 142.000 e verrà prevista completamente nello strumento della variante urbanistica che il comune di Costruzione si appresta a varare nuovo oggi, sono la dimensione di quello che ho studiato per potermi approcciare a nuovo.
Dopodiché ho dovuto fare una serie di analisi, perché parliamo oggi tra l'altro di un motivo solamente che entrare e uscite dell'avanzo che poi esaminerò, ma abbiamo di opere il costruttivo e l'analisi di soluzioni, parlando di qualcosa che c'è in teoria, delle opere che vengono analizzate. Ed è anche un'occasione per capire cosa si è fatto l'anno precedente, le opere che sono state finanziate e realizzate nell'anno in corso e quelle che sono state finanziate nel 2020. Siamo alla vigilia, direte che sarà l'occasione più importante per tutti noi, dell'esame e della costruzione di un nuovo obiettivo, quello del 2012. Quindi questa è l'occasione per poter studiare di qua insieme quello che si deve fare, si farà nel 2012, comunque appunto rispetto a quello che abbiamo in consultivo. Quindi ho fatto una analisi non solo del territorio per funzioni, guardando i suoi indirizzi che l'amministrazione ha dato nei confronti del governo del territorio, che ovviamente incidono nella parte delle entrate relative alle zone di urbanizzazione, ma un'analisi puntuale anche di quello che è la priorità delle opere pubbliche e ovviamente ho esaminato anche quelli che sono i programmi politici derivati dalle relazioni che io ho realizzato. In particolare, parlo dei meriti del consultivo, vi dico che l'impressione che non è solo quella che ho letto dall'analisi dal giudizio della società Fitch Ratings, che poi è agli atti, quindi un'impressione del tutto personale dell'analisi, la prima analisi che ho avuto, che il vostro bilancio e alcuni indicatori, che adesso ripercorrerò, è che il vostro bilancio è un bilancio, il nostro bilancio, è un bilancio sicuramente stabile, è un bilancio sano e attendibile, e è un bilancio che ha future prospettive. Perché è stabile? Quando vi consiglio di la riflessione in alcune cifre su quello che è. Allora, il parlo di stabilità, ovviamente, dà la dimensione di quanto sia stabile il flusso di cassa. In particolare, il bilancio del Stato di Stabilità del Comune della Città di Castizio, quest'anno, nell'esercizio 2010, ha ovviamente rispettato tutti i parametri del patto per il legge, ovviamente un patto che viene eletto per competenza di Stato. Ha rispettato quindi il famoso saldo finanziario, un saldo molto importante nel decreto. Quando poi ci appresteremo a parlare di saldo finanziario in virtù della nuova riforma della riforma fiscale, capiremo quanto è importante questo saldo finanziario. Bene, il saldo finanziario del 2010 è rispettato e il patto di stabilità è un patto rispettato. Quindi cosa è successo? È successo che nell'arco dell'esercizio 2010 l'amministrazione pubblica ha ben monitorato i flussi di cassa e il patto conto capitale. E questo cosa vuol dire? Perché io sono un architetto, ho quindi una profonda formazione professionale, quindi vedo leggere i numeri, ma cercare tutti i numeri dell'opera. E quindi cosa ha fatto l'amministrazione per monitorare l'andamento dei flussi di cassa? Come si istituito un grande programma di arte che collegava delle opere pubbliche apposta in esito le opere e ha monitorato, seguendo una tempistica ferrea molto stretta, tutta la discussione del pubblico e del mondo. Questo meccanismo è stato applicato sul contatto che abbiamo ricevuto un plauso per la quadratura del patto di stabilità. E questo, come indicato nella relazione agli atti della ragioneria, ha comportato che cosa? Ha comportato che la nostra capacità di accertamento di entrate correnti nel 2010 rileva una percentuale addirittura pari al 100,57% rispetto al valore attestato. E cosa vuol dire? Ovviamente diciamo il trend dell'anno precedente e dell'anno successivo. Nell'anno precedente il trend rappresentava una percentuale del 99,12, siamo nel 2009, e nell'anno 2008 del 97,58, quindi è incremento. Ma perché? Perché abbiamo ricevuto un maggior contributo dello Stato a titolo di premio proprio perché, ed è contributo una tantum, per rispetto di questo patto di stabilità. Arriviamo poi al cuore della lettura del consultivo, e quindi possa anche mettere in evidenza il quadro riassuntivo delle entrate e delle spese,
ho detto che il bilancio è sano,